Teramo riparte. Dopo 2 mesi di lockdown si cerca lentamente di ritrovare abitudini di normalità nel rispetto delle regole. Conforta la riapertura dei bar, anche se solo per asporto. Primo giorno della fase 2. Teramo si risveglia, si ripopola. Tutti con la mascherina, tutti o quasi. Già, le mascherine andrebbero indossate anche all'aperto, è un obbligo per tutti, se non è possibile rispettare le distanze di sicurezza. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha emanato una specifica ordinanza contenente misure da adottare in questo periodo sul territorio comunale. Riapertura degli spazi della Villa Comunale, del Parco Fluviale, Tordino e Vezzola e dei giardini pubblici comunali, con obbligo di mascherina. Ripartenza delle attività dei mercati settimanali, di generi alimentari, ben riposizionati. Riapertura del cimitero monumentale di Cartecchio e dei cimiteri frazionali. Quello che manca davvero ai teramani è comunque la convivialità, lo stare insieme, a pranzo, a cena. Lo storico circolo cittadino, per esempio, è chiuso ormai da 2 mesi, dovendosi attenere alle indicazioni dei ristoranti. Cosa le è mancato principalmente in questi 2 mesi? Sembrerà strano, ma le stupende cene al circolo della mano del grande Donato Patel erano delle cose alle quali mi ero abituato e devo dire che, visto il livello della cucina altissimo, e adesso non si possono fare più, chiaramente questa cosa mi manca parecchio. Il circolo cittadino, naturalmente, già siamo sofferenti perché provenienti dalla vecchia istituzione del vecchio circolo teramano, siamo in una sede provvisoria, siamo cercati di ripartire dopo il terremoto e sinceramente il Covid ci ha spiazzati, diciamo, perché lì c'era la convivialità, c'era l'amicizia che oggi purtroppo sono cose che non si possono fare più. Aspettiamo questi nuovi provvedimenti dopo aver sanificato tutto e mettere il locale in agibilità sanitaria. Speriamo di poter rifare la cena, come diceva l'amico messaggero, io sono in prima linea. Intanto il Comune di Teramo ha già adottato misure sulla sospensione e il differimento di tasse e imposte, sia per le famiglie che per le attività produttive.